Ciao ragazzi, benvenuti all'Eto Blog Special Blog, quindi non è un blog numero 17, no vabbè dai, allora Special Blog numero 17, va bene? Così diciamo che si riesca a fare domani. Allora, diciamo in definitiva chiudiamo la storia del MacBook Pro, perché come potete capire ho comprato il MacBook Pro. Considerazioni. Penso di aver fatto una puttanata assurda. Cioè, nel senso, l'ho già rimesso in vendita. E mi dite, ma sei scemo, cosa fai? Lo compro se la metti in vendita. Il fatto che alla fine invece di 1100 l'ho pagato 1050. Per il semplice fatto che... Allora, questa è la scatola. Vedete, la scatola è un po' rovinata, ma chi se ne frega, nel senso, però non è tenuta nel migliore delle scatole, diciamo. Aprendola. Ok. Allora, la garanzia scade tra il 26 marzo del 2009. Dentro, allora, mi ha dato questa chiavetta, che è quella per metterci dentro l'Express Card. Mette dentro una SIM qua dentro e questa si infila dentro. Ora non ho la più pallida idea di quanto sia potente, di come tipo HSDPA o UMTS Edge GPL, non so, boh. Comunque questa è una buona idea, so che la terrò in ogni caso, mi piace. Il nuovo mouse, che ovviamente vabbè, ho usato, nel senso, però ho provato la pallina, funziona bene. Ho notato la differenza tra il mio mouse e il mio vecchio, che è questo qua, che ha la parte grigia, e invece questo qua la parte bianca, e per di più pesa anche meno. Proprio il resto è identico, però vedete, quella con la parte grigia e con la parte bianca. Mi sa che questo è quello più nuovo. Comunque, per il resto, diciamo, va bene, per gli accessori va bene. Allora, aprendolo troviamo il caricatore. Un po' lercio, ma non è un problema, cioè nel senso si pulisce, quello che dà fastidio. Hai il cavo per connetterlo all'adattatore e la prolunga, quello con la spina tedesca. Allora, mi ha dato dentro sta cosa che all'inizio dovrebbe essere quella che protegge il MacBook, ma come potete vedere è abbastanza disastrosa. Vabbè, e già questo non è che presenti molto bene il computer. Dentro troviamo... Dove sta? Dentro troviamo allora, il pannetto per i occhiali del computer, il CD di Leopard, versione 10.5.2, e il secondo CD di Leopard. E varie cose tra cui mi sembra se non vorrei sbagliare anche gli adesivi della Apple. Devo mettere dentro gli adesivi anche questi qua. In più gli adesivi della Apple. Devo attaccare da qualche parte, non so dove. Pieno di adesivi. Vabbè, fin qui ci siamo. Il problema sorge nel computer. Ora, intanto mi hanno dato anche la borsa, che è questa qua della Tucano, però se la chiudiamo da questo lato ovviamente non si chiude. Vedete che dall'altro lato è messa male, però vabbè, la cinghia si può anche cambiare. Non so quanto mi convenga cambiare, ma fa niente. Infatti io ho la seconda schiena, questa qua non mi interessa. Il computer è questo. Io ci ho già messo la cover. Però adesso la stacco così vi faccio vedere meglio. Così già che ci sono stacco anche la batteria. Allora, la batteria ha 100 cicli. Ho già controllato. E non ho più idea di come sia di condizioni. Perché appunto non ho ancora avuto modo di testarlo in modo approfondito, diciamo. Che male fa queste cose. Oh, scusate se non sono rincoderlo, ma mi sono appoggiato sul letto che
neanche più semplice. Sto spaccando le unghie. Minchia, la spec non poteva farli più. Sto spaccando veramente le dita. Dove sono la fatica? No, sono ritornate dentro. Oh. Ragazzi, sarà pur bella questa cosa della spec, della custodia rigida, ma che mi fa dannare per toglierla. Ah! Che male al dito! Che sono spaccato un dito. Allora. Aia. Che male. Va bene. Cazzo, mi sono fatto veramente male, va. Cioè non si vede, mi sono fatto male. Allora. Osserviamo la parte dietro. Non so se potete notare, ma è piena zeppa di graffi. Se notate bene, ma è piena zeppo di graffi, solo la parte davanti qua sul ha un punto nero tipo di scalfitura, dietro ne ha un altro qua e sotto qua ne ha un altro. E voi mi dite, ma tu sei così cretino che se ne hai viste cosa le hai comprato a fare? Io ti dico, vorrei dire ecco che però magari non le ha viste. Cazzo, mi sono fatto veramente male, ragazzi, mi esce il sangue dal sotto l'unghia. Ah, che male! E posso dire, io in realtà l'ho viste e dopo che l'ho vista l'ho comprato. Perché sono un coglione, perché mio padre mi fa, vabbè, scusa, se è 1050 euro, piuttosto lo compri e metti caso lo rivendi. L'idea non è male, se l'ho pagato 1050, magari la valutazione sono 1.300, magari con 1.200 riesco a prenderlo, rivendo, però intanto lo uso, lo utilizzo, ci smanetto su e magari 100-150 euro in più li riprendo. Tranquillamente, comunque è una macchina buona, nel senso. Una cosa, lo schermo è a posto, non ha LED o cose rovinate, meno male, andrò a quello. E l'interno, se volete vederlo, mi sembra che sia abbastanza messo bene, poi io l'ho diciamo più o meno ripulito tutto, però in sostanza mi sembra messo bene. Allora, io adesso volevo rivenderlo adesso perché volevo cercare di trovare un modello un po' più meno rovinato magari, e mi sto riempiendo di accessori di tutti i colori della Apple, ormai non sto capendo più niente, pieno di accessori di qui a mouse di lì. Adesso l'ultima cosa che avevo preso quando avevo comprato il MacBook è stata questa e non l'ho ancora utilizzata, ragazzi, è ancora tutta impacchettata. Sto riempiendo di accessori di... cioè non di computer ma di accessori, di sono un'infinità, due telecomandi. Basta, basta. E ora si è aggiunto un altro mouse wireless e sta cosa qua. Guardate. È pieno di mouse. Guarda. Uno, due, tre mouse. Prendi solo di mouse, pago un iPod, cazzo. Nel calcolo. Un mouse normale 50 euro, due wireless 70 euro. Fate voi il calcolo. Comunque. Quindi voglio metterlo in vendita, lo venderei a 1100, 1200, no? E no, vabbè, c'è ancora la garanzia, la struttura, tutto, comunque. Va bene, l'unpacking è finito e l'esodo penso che sia finito. Se riuscirò a trovare un altro, vedremo il da farsi. Un saluto ancora dallo special blog, scusate se avevo rotto le balle.
Comunque, ciao ragazzi, alla prossima.